Ciao a tutte da Elisa Masi, mamma con Stoffa. Oggi ho realizzato per voi un tutorial davvero, davvero, davvero utile. Ma non trovate che ci sia qualcosa di strano? Sì, ci ho messo la faccia stavolta. Perché? Perché voglio farmi conoscere anche delle persone che non mi seguono sui social e non mi hanno mai visto. Eccomi qui. Mi presento, sono Elisa Masi, modellista di professione ormai da tanti anni e seguo la mia pagina Mamma con Stoffa, che ora è diventata una missione per farvi cucire. Ebbene sì, stavolta allora ho realizzato un tutorial che spaventa un po' tante di voi. Spaventava anche me, tranquille. Ma ho imparato in azienda dove lavoravo un metodo davvero davvero semplice che onestamente non voglio più abbandonare, perché è talmente semplice e l'esecuzione poi risulta talmente bella che non credo cambierò metodo. Per cui ho pensato di condividerla con voi. È un estratto di quello che è il pantalone Elegant Jeans, carta modello mio, che potete trovare su Miss Hobby e Itzy, e come sempre è seguito dal gruppo Facebook dove insegno step by step l'esecuzione della confezione del carta modello, l'esecuzione e la confezione del pantalone. Per questo tutorial ho realizzato un campioncino così, come vedete è ben fatto. Vi dico, ci ho messo 7 minuti perché ho controllato facendo il video. Andiamo direttamente a vedere il tutorial. Se il mio canale ti piace, o comunque l'hai scoperto adesso, o comunque ti piaceva ma non ti eri iscritta, iscriviti al canale. Ci vediamo di là. Ciao mamme con stoffa, donne con stoffa, signore con stoffa, nonne con stoffa. Ciao ciao! Cuciamo in modo semplice una chiusura anteriore pantalone. Per le informazioni di taglio e il cartamodello relativo a questo progetto trovate le informazioni nel box qui sotto. Pronti? Dai, partiamo allora. Abbiamo una patta sotto zip e due davanti. Attualmente i due davanti sono uguali, ma dovrebbero esserci un davanti destro e uno sinistro. Il davanti destro nella versione maschile non ha la patta e il davanti sinistro sì. Ovviamente nella versione femminile è l'esatto opposto. Andiamo dunque a riportare sul davanti destro il segno interno che trovate nel cartamodello. Solitamente questo segno si distanzia dal centro davanti di 7 mm. Dal segno che avete riportato aggiungete il centimetro di cucitura. Su questo segno poi segnatevi la lunghezza della zip. Andiamo ora a tagliare l'eccesso. Una
cosa importante è segnare la tacca del centro davanti, sia sul davanti destro che su quello sinistro. Un altro suggerimento che vi do è quello di segnare il netto di cucitura sul cavallo fino ad arrivare alla tacca del centro. Appoggiamo ora i due davanti dritto contro dritto ed andiamo ad unire con una cucitura il cavallo fino ad arrivare alla tacca zip. Fatta questa operazione già vedrete il davanti che giro verso l'altro. Ora andiamo ad applicare la zip sul davanti con il dentino. Appoggiate la zip dritto contro dritto sul davanti con dentino utilizzando un piedino zip. Fate attenzione alla partenza della cerniera. Portate l'altro davanti dallo stesso lato di quello che state cucendo, tenete la zip per tre quarti aperta e quando arrivate vicino al cursore vi fermate e lo alzate chiudendola. In questo modo farete meglio ad attaccarla. Appoggia ora i davanti dritto contro dritto e fai riferimento alle tacche del centro. Appoggiale una sull'altra. Con uno spillo uniscilo sul punto tacca in modo da fermarti i due davanti. Ora hai la giusta posizione della zip, vai a segnare dove passa il nastro vicino ai dentini e su quel segno andrai a cucire. Vedrai che in questo modo la patta si chiuderà al centro tacca perfettamente. Prendiamo la pattella sotto zip, piega dritto contro dritto ed uniscila solo sulla curva sotto. Girala poi sul dritto ed unisci il lato lungo con un punto dritto o lo zigzag. Questa pattella la andiamo ad applicare sul davanti, quella con il dentino, appoggia
dritto sull'in rovescio della zip e con il piedino apposito vai a cucire sul nastro. Se desideri, dopo averla bloccata, puoi rifinire con una cucitura zigzag o tagliacuci sul margine. La patta dovrebbe coprire tutta la zip. Io ho utilizzato una zip un po' più lunga e in questo caso non copre. Ora andiamo a fare un'impuntura per bloccare il nastro zip con la patta. Consiglio poi di bloccare l'altro davanti con la patta con un punto dritto avanti e indietro. Adesso è ora di bloccare la patta. Per farlo dobbiamo andare a fare un segno guida, come vi mostro ora. Per prima cosa segnatevi il fermo della zip. Noi dobbiamo cucire leggermente sotto, tipo un centimetro, altrimenti passiamo con la macchina e rompiamo l'ago. Dopodiché andiamo ad effettuare il segno della pattella. Dove arriva la fine della pattella noi andiamo a segnare, dovrebbe essere più o meno 3 centimetri. Consiglio, bloccatevi all'indietro la patta sotto zip in modo da non andare a cucirci sopra. Con punto dritto e piedino classico seguiamo la nostra linea e facciamo una cucitura. Per dar maggiore resistenza a quel punto che sarà aperto più volte nel corso della vita di questo pantalone, facciamo una saldina con uno zigzag molto molto corto, tipo 0.5, credo possa andare, io ho nella macchina l'impostazione già adeguata, e facciamo questa saldina di blocco. Perfettissimo, si dice, non credo. Comunque è semplice, vero? Spero che questo video ti sia piaciuto. Se sì, metti un bel pollice in su. E non dimenticarti di iscriverti al canale e seguirmi su Instagram e Facebook, dove metto le ultime novità anche dei miei cartamodelli. Inoltre, se vuoi provare a fare l'intero pantalone, trovi i riferimenti nel box qui sotto.
Ah, fammi sapere cosa ne pensi di questo metodo, lasciami un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!